consulterò gli spiriti dell'aldilà. Oh, spiriti dell'aldilà, degnatevi di parlare con noi! Se hanno da fare, posso sempre tornare più tardi. Siamo pronti ai tuoi voleri, Madame Zelda. Già che c'erano, potevano mandarne uno meno schifoso. Ti sei mai visto allo specchio, faccia da pizza? Non osate insultarmi! Ti credi davvero tanto furbo, testa di legno? Ah, proprio come pensavo! Vi dichiaro in arresto per false previsioni del futuro! Sì, domani! Prima però dovete prenderci! Oh? Per punirti ti lancerò una maledizione! Oh, spiriti di pirati! Maledite questo insulso miscredente! Non ti libererai della fattura con un semplice starnuto. D'ora in avanti chiunque si avvicini a te sarà colpito da una terribile disgrazia. Vorrebbe dire anche Zed. Oh, lui sarà il primo. Non ti tremano le gambe, bell'imbusto? Figurati se credo a questa scemata. Raccoglierò un po' di roba come prova. La maledizione del pirata ha colto nel segno. Allora, continui a non credere alle fatture? E ora Maga in gattabuia. Ehi, Switch, che è vero che ti hanno fatto una fattura? Ha inizio la lunga notte del Switchak vivente! Ho il terrore che sia vero! Ma non mi dirai che ci credi veramente! La mia cravatta è... No! Aspetta! Ehi! Ferma! Ferma! Adesso ti sei convinto? Eccomi sotto chiave. Non per molto tempo ancora, mio piccolo iellato. Ho il sospetto che non le piaci. Niente paura, Laszlo. Presto saremo di nuovo liberi. Madame Zelda chiama Capitan Zarco. Rispondi, Zarco! Rispondi, Zarco! Qui parla Zarco! Laszlo e io siamo in prigione, ma scapperemo appena possibile. Bene, allora possiamo continuare a ripulire la città secondo i piani. Ehi, Switchak! Cos'è questa storia che ti hanno fatto una fattura? Mi dispiace, House, niente di rotto, spero. Ora do un'occhiata. Lo sapevo, ancora quella maledetta fattura. Povero Switchak. No, poveri noi! Questa stupidaggine della maledizione vi ha fatto uscire di cervello. Soltanto un idiota ci cascherebbe. Ha ragione, signore. Soltanto un idiota. Maoni, vedi di risolvere questo problema. E intendo adesso! Ehi, Switch. È meglio che non ti avvicini troppo. Io porto Iella. Lo so, volevo darti questo. La zampa di un coniglio? Fidati, ti libererà dalla maledizione e ti porterà fortuna. Grazie, tentar non nuoce, ma sono sicuro che non servirà. Pronto a collaudare la nuova invenzione del professore? Sì, affermativo. Vediamo che potenza di fuoco può avere questo mini bazooka. Niente male. Ora direi di provare senza il silenziatore. Ci siamo trovati un posticino ideale per spiare gli sbirri. Già, quassù siamo al sicuro e non li perdiamo certo di vista. Iella in avvicinamento a ore 3. È scalogna Switchak. Forse è meglio mettere la sicura alle armi. Negativo, il capitano ha ragione, non dobbiamo farci suggestionare. Comunque io compilo il rapporto e mi sposto in luogo più riparato. Sì, gentile, prestami una penna, per favore. No, aspetta! Sapevo che la zampa di coniglio non avrebbe funzionato. Tutto inutile. Ormai sarò iellato per tutta la mia vita. Maoni, devi assolutamente fare qualcosa per
il Switchak. Beh sì, è diventato una minaccia per la società. La torretta di osservazione è andata distrutta. E guardate le nostre uniformi. Non credo alle mie orecchie. È possibile che abbiate paura di una piccola fattura? Puoi sommetterci le orecchie! Ascolta bene, Maoni. Questa faccenda della IEL è durata fin troppo. Ti assegno il compito di liberare Switchak. Secondo te sono stato abbastanza chiaro? Come una sfera di cristallo, signore. Capitano, ecco il dossier su Madame Zelda che mi aveva chiesto. Dagli il collo! Sembra che faccia parte della famosa banda dei pirati scatenati. Già, questa è una bella patata bollente, ma ci pensa, sono ricercati in tutti gli stati per furto e truffa. Maoni, questo caso è tuo. Se tu e i tuoi soci non catturate quei pirati scatenati, vi sbatto fuori a calci dalla polizia. Oh no, con Switchak Portaiella non riusciremo mai ad acciuffarli. Non disperate, ragazzi, mi è venuta un'idea. Ecco il posto giusto. E perché mai ci fermiamo? Ora vedrai. Benvenuti da Freddy, amici. Cercate qualcosa di speciale? Ho già trovato, grazie. Una scelta coi fiocchi. Questa bambola è in ottima forma. A me basta questa. $5. Con altri 10 vi sareste presi tutta l'auto. Tieni, Switchak, è per te. Grazie. Cosa sarebbe? È un amuleto, un portafortuna garantito al 100%. L'ho avuto da un mago molto potente. Spero tanto che possa servire allo scopo. Sai una cosa, Zed? Ho la netta impressione che questo strano amuleto magico funzioni per davvero. Ehi, guarda, c'è una coppia in fuga d'amore. Quanto è romantico. Andiamo a dare una mano a quel tizio. Ehi, signore, le serve aiuto? Oh no, questo è lo sbirro che porta Iella. Oh cielo, a quanto pare mi sono illuso troppo presto. Signore, sono desolato, purtroppo mi hanno fatto una fattura e io non sono... Cosa significa quel cerotto sulla bocca? Adesso glielo chiedo. Quel brutto King Kong mi voleva rapire e tu invece gliel'hai impedito. Ah sì? Chissà se sono della tua misura. Oh, sono innocente come un bambino. L'avevo scambiata per mia moglie. Hai il diritto di non chiattare, bello. Allora è proprio vero. Questa sfera magica funziona a meraviglia. Come mai ci fermiamo alla banca? Voglio mettere in cassetta di sicurezza la zampa di coniglia che mi hai regalato. Sai, ho già dei denti di leone e delle penne d'uccello. Così per carnevale avrò un costume da pipistrello bellissimo. A tutte le unità, abbiamo un 37 in corso a metà della settima strada. Stanno rubando un'auto. È una convertibile rossa. Ci pensiamo noi, passo e chiudo. L'auto rubata! Stalle dietro! Ci sto provando! Chissà se si spetta un'indennità di volo, adesso atterro! Lo sbirro iellato! Io direi piuttosto Jack il fortunato! Merito della pallina magica! Siete stivali, pirati dei miei fritti! Bene, ottimo lavoro, Switchak. Quell'amuleto ha cambiato parecchio le cose, eh? Davvero? Grazie al talismano mi sento praticamente invincibile! Vuoi dire come Superman? Rimsky, mi presteresti un po' della tua brillantina? Tieni! Grazie. Oh. Ecco, bello viscido! Oh, non è stata ancora costruita la cella in grado di tenermi prigioniero! Ecco, quasi... Ecco, fatto! Complimenti, Laszlo! Coraggio! Venite fuori, siete liberi! Appuntamento al campo! Fa più in fretta, Laszlo! Arriva qualcuno, presto, aria! Signora, lei e i suoi pirati scatenati non avete speranze ora che il mio amico Switchak ha quel talismano.
ancora tutto da vedere. E ora in gabbia, piccione! Perché non ti fai aiutare dal talismano del tuo amico, eh? Non ci giurerei, ma forse mi stavano prendendo in giro. È assolutamente inaudito. Ma vi rendete conto che vi sono scappati da sotto il naso? Trasformeranno la città in una giungla! È tutta colpa mia, signore. Non sarebbe successo se fossi rimasto a sorvegliarli con il mio talismano. Toglietevi il cerume dagli orecchi. Gli ordini tassativi sono di arrestare Madame Zelda e i suoi complici. Muovetevi! Sa una cosa, capitano. Quando la sua faccia prende quel colore purpureo, lei mi ricorda un tacchino. Bentornati, miei fedeli seguaci. Ora possiamo riprendere tranquillamente a depredare e a violare la legge, e sempre per la giusta causa dei pirati scatenati! Viva il capitano Zarco! Viva! Siete voi che volete sporgere denuncia? Ma certamente! Abbiamo dato a dei pirati fior di quattrini per questa casa mobile! Non c'è niente di illegale, signora. Ah, no, dice! Vada un po' dentro a vedere! Soffrirete di claustrofobia. I pirati hanno colpito di nuovo. Questa volta hanno spazzolato un'automobile e in aggiunta i vestiti del suo proprietario. E quegli uomini cattivi ci hanno portato via tutti i biscotti. Andiamo, fatevi coraggio, ragazze. Lo siamo noi, è questo qui. Ma chi può compiere un gesto così ignobile? Soltanto loro, i pirati scatenati. Comando scuola di polizia. I pirati. Comando scuola di polizia. I pirati, dice? Sì, capito. Comando scuola di polizia. Certo, i pirati. Ricevuto. Maoni, quei pirati scatenati a terra sono dappertutto. Per caso hai idea di dove possa essere il loro covo? Ux, direi che è una supposizione azzardata, ma per me è esattamente qui. Dovremmo esserci. Hai ragione, Jones, il posto è questo. Nessun pellirosse in vista. Mettiamoci in marcia, fate muovere i carri! A destra, la strada sterrata. Perché ci siamo fermati? Perché non vedo più un fico secco. Ehi, dove saranno andati gli altri? Secondo me da questa parte. Ok, allora andiamo dall'altra. Non male come giornata di lavoro, vero Zarco? E questo è solamente l'inizio. Quando avremo finito non ci sarà più niente di valore in tutta la città. Il capitano Zarco e la sua banda. Guarda che razza di bottino. Fatemi un po' di posto, gente. Questo è un fragile frassino, non una quercia gigante. Abbiamo fatto caccia grossa. Mi spiacerebbe sbarazzarvi dell'artiglieria. Hai sentito il capitano Zarco? Butta subito il tuo cannone là in mezzo, Rimba! Niente paura, baby. Papà tornerà a prenderti. So cosa provi, Tuck. Ci sono passato anch'io una volta. Per me dobbiamo andare di là. E io invece dico di qua. Ok, ci seguiamo, non offenderti! Spingete, miei pirati, spingete! Questo carro è pesantissimo! Ancora un po' di pazienza! Fra poco sarà leggero come una piuma! Scommetto che sapete cosa vi aspetta in cima alla collina. Un bel panorama? Già!
come no? Assolutamente mozzafiato. Guarda lassù, sono i pirati scatenati. Cosa? I pelati scatolati? Accidenti a tutti i loro dischi. Oh no, hanno catturato i nostri amici. Che cosa? Fermi in nome della legge. Ancora quei due. Sono Zed e Switchak. Siamo salvi. No, non è detto, potrebbe essere invece la fine, amici. La consiglio vivamente di arrendersi, Madame Zelda. Fermo! Soltanto un altro passo e i tuoi amici faranno un voletto nel burrone. Che è molto sicuro di sé, considerando che io ho questo. Il poliziotto che porta Iella! In piedi, grandissimi idioti! La fattura che gli ho fatto era falsa come un dollaro rosa shocking. Oh, però questa piccola sfera magica mi pare funzioni davvero. Ti propongo uno scambio. Il tuo talismano contro la vita dei tuoi amici. Il mio talismano? Va bene, se devo proprio, ecco. Fabbricato a Detroit. Oh, mi hanno imbrogliata. Olla. Ehi, ma che succede? Oh no, ma è terribile. Qualcuno c'è? Forza, gente, riprendiamoci le armi. Detto, fatto. Che cosa sono? Sono dei tamburelli. Sono i tortelli più schifosi che abbia mai mangiato. Non sono tortelli, sono tamburelli. Eppure il mio bazooka era da queste parti. Fermo lì, bambolo! Non hai gli occhi, di piuttosto bambola. Sono prigioniero della tua bellezza. Lei è prigioniero e basta. Certo che il mio talismano mi avrebbe fatto comodo. Tira una gran brutta aria qua fuori. Ah, finalmente in salvo. Lo pensi sul serio? Allora saresti tu il portaiella. Beh, dubito che la tua fattura abbia potere su di me. Caspita, forse a ben vedere posso fare a meno del talismano. Basta ora, finiamoli una volta per tutte. Nessun lampo di genio, Mauni. Totale blackout. Pirati scatenati, ascoltatemi con attenzione. Ehi là, Capitano Zarco! Per il vostro bene vi ordino di deporre le armi e di arrendervi a questi bravi ragazzi così eleganti nelle loro uniformi blu. Così dice il Capitan Zarco! Sì, Capitano Zarco! Come ci comandi, Capitano Zarco? Avete agito per il meglio, miei fedeli segua... Su! Ma è uno sporco trucco! Quello lì non è il Capitano Zarco! Acciuffate questo impostore! Ah, sì, ma visto che non ti ho abbandonato? Bene, ci arrendiamo! Ci avete convinto! Ben detto, maga! Manette per tutti! Madame Zelda, nella sua sfera di cristallo non ha visto che le avevamo prenotato una graziosa celletta? Vedi, Switchak, quando pensavi di avere addosso una fattura, suggestionavi te stesso e gli altri. E allo stesso modo hai avuto fortuna quando ti sei convinto che quel pomello fosse magico. Credo che tu abbia ragione, Mauni. Ti assicuro che ormai non mi serve più. E così, signor sindaco, dopo aver personalmente catturato la banda dei pirati scatenati... Buone notizie, capitano! L'incantesimo si è rotto! E anche la mia gamba!